Ciao ragazzi, prima di iniziare volevo invitarvi a lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e da seguirmi sui social, in modo da rimanere aggiornati sui prossimi video e dove vi dirò quando sarò in live. Detto ciò, torniamo al video e buona visione! Buongiorno ragazzi e benvenuti sul canale. Da quando è stata rilasciata la beta di Football Manager 2021, sia io tramite messaggi privati che Giangioman tramite social, siamo stati sommersi da vostre domande riguardanti questa versione del gioco, esprimendo dubbi e chiedendo anche molti consigli. Ho deciso appunto, insieme a Gianluca, di realizzare questo video chiarificatore per potervi dire qualche informazione in più sulla beta. Innanzitutto, cos'è la beta? Beh, non è nient'altro che la versione completa del gioco rilasciata anticipatamente a chi ne ha i diritti per poter testare ulteriormente il gioco dopo il lavoro preliminare del gruppo di ricerca e di testing. Lo scopo è quello di provare il gioco col fine di segnalare ulteriori errori direttamente sul forum della Sports Interactive per poter contribuire ulteriormente a migliorare la giocabilità. Possederla è quindi un valore aggiunto, in primis perché dà la possibilità di giocare anticipatamente alla data di release ufficiale a un titolo che noi amiamo. Secondo luogo, perché finalmente abbiamo la possibilità di interfacciarci direttamente con la Sports Interactive, quindi la società sviluppatrice del gioco, per poter contribuire a migliorarlo sempre di più. Quindi è normale trovare bug riguardanti la grafica o magari qualche crash improvviso. Ricordate sempre che è ancora una versione in via di sviluppo, quindi siete tranquilli perché lo scopo finale di tutto lo staff è quello di eliminare tali errori e tali bug nella versione definitiva del gioco che uscirà il 24 novembre. Vi sconsiglio ora di iniziare quella carriera che vi accompagnerà per i prossimi mesi, semplicemente perché la stabilità del gioco non è ancora ottimizzata, in più perché poi, dopo la data di rilascio ufficiale del gioco, quando si avrà anche l'editor a disposizione, verranno rilasciati dei file aggiuntivi che contribuiranno a rendere il gioco sempre più completo e fedele alla realtà. Anche perché, come ben sapete, vi sono stati in questi mesi grossi problemi di licenze. Quindi squadre licenziate, squadre non licenziate, nomi fasulli e così via. Successivamente verranno poi rilasciati degli aggiornamenti ufficiali che magari andranno a fissare quei problemi riguardanti la grafica o la match engine o l'interfaccia o la schermata e le tattiche, dando così corpo al gioco fatto e finito. Tre file che personalmente vi consiglio di installare vi sono il no fake, vale a dire quel file che vi va a correggere tutti quei problemi di licenza. Quindi magari il nome della Juventus, il nome dello stadio della Juventus o comunque in generale di tutte quelle squadre non licenziate. Come secondo file vi sono i loghi e ne potete trovare veramente tutti i gusti, da quelli metallici a quelli tradizionali, a quelli vintage, a quelli più simili alle patch delle maglie, insomma veramente per tutti i gusti. Il terzo invece riguarda il face pack, perché non tutti i giocatori sono presenti con i volti sul gioco, anzi molti non lo sono. Quindi vi consiglio di recarvi sul sito di Giangioman o quello di Panos e trovare direttamente i link dove scaricare questi file. Una volta poi stati nel gioco, daranno vita per voi a un'esperienza di gioco veramente ottimale e fantastica. Come ben sappiamo tutti noi, FM è veramente una droga. Spero quindi di esservi stato utile con questo video e vi invito ulteriormente a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, condividere, seguirmi sui social per il discorso delle live sul canale di Ola e se volete anche di iscrivervi al mio secondo canale Davor-X, dove parlerò di tutto fuorché di calcio. Date un'occhiata al sito di Giangioman, al sito di Panos, iscrivetevi alla pagina di Giangioman e per ora vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciaone!